Edilizia, domani imprenditori a Roma contro i rincari, la Basilicata particolarmente penalizzata. Dalla Confcommercio di Potenza il monitoraggio sulla ristorazione e la ricettività contro la crisi. A Matera torna il Vivi Città, una domenica all'insegna dello sport nei Sassi. Ben ritrovati in studio. Cambiano, come sapete, gli standard di trasmissione TV per il digitale terrestre, così dopo il recente switch off che ha interessato i canali nazionali, tocca a quelli regionali adeguarsi ai nuovi sistemi. Nel primo servizio tutte le informazioni da sapere che riguardano anche il nostro canale. Sentiamo. Arriva un nuovo switch off che cambia di fatto tutto il settore televisivo italiano. Un passaggio importante ed epocale che porta alla transizione dei canali televisivi allo standard della nuova TV digitale. Le regioni del centro e del sud Italia sono le ultime ad essere interessate al passaggio di codifica sulla base del calendario di riorganizzazione delle frequenze stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Anche per la Puglia e la Basilicata, dopo il cambiamento che ha già interessato la gran parte delle regioni italiane, è arrivato dunque con il mese di aprile il momento da tempo annunciato. Vi sarà una progressione nello switch off che abbraccerà man mano, secondo un apposito calendario, tutte le province, procedendo progressivamente allo spegnimento dei vecchi canali e ad all'accensione dei nuovi. Non tutto resterà come prima, considerando come la riduzione delle frequenze abbia di fatto determinato una rivoluzione nel numero delle emittenti che potranno continuare a trasmettere sul digitale terrestre, impattando anche sulla numerazione dei canali. TRM Network si è aggiudicata nell'unica area tecnica di Puglia Basilicata il canale 16, lo stesso già attualmente in uso per il suo canale All News. Su questo canale convergerà la programmazione di rete, dando sempre spazio e valore ai fatti, alle notizie e agli eventi delle due regioni. Dalla giornata di lunedì 4 aprile il canale 111 trasmetterà pertanto ancora in Basilicata fino al completamento dello switch off, diffondendo però la programmazione del canale TRM H24, che abbraccerà ancor di più i due territori in forma integrata fino al momento in cui permarrà il solo canale 16, oltre alla programmazione diffusa sul satellite al 519 di Sky e TVSat. Potrebbe essere necessario per gli utenti risintonizzare la propria TV o il decoder per continuare a guardare il nostro canale. Per ogni esigenza e supporto sarà possibile porre le domande al numero WhatsApp 340-400-2704 o scrivendo a risintonizzazione@trmtv.it. La TV sta cambiando e noi siamo pronti a cambiare, pur restando gli stessi, attenti al territorio e in prima linea con spazi informativi, dirette, format e approfondimenti che caratterizzano la nostra programmazione. Resta aggiornato con noi. Crisi nel settore dell'edilizia, domani gli imprenditori di tutta Italia a Roma contro i rincari, la Basilicata particolarmente penalizzata. Saranno a Roma il 4 aprile per dire no al caro materiali. Sono gli imprenditori edili di tutta Italia, organizzatisi autonomamente. Chiederanno un incontro al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, affinché vengano presi provvedimenti per fermare l'aumento dei prezzi delle materie prime. I prezzi sono aumentati di circa il 35%. Non solo gas e benzina a preoccupare, ma anche ferro e calcestruzzo, il cui costo è passato da 60 a 80 euro a metro cubo. In ballo c'è anche la realizzazione delle opere pubbliche e quindi di quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le regioni del Mezzogiorno sono quelle più penalizzate. Abbiamo questo grido d'allarme che è partito, devo dire, dalla Puglia, dove abbiamo fatto già un incontro che ha coinvolto Puglia e Basilicata, e sentita un po' da tutti gli imprenditori del settore edile, in particolar modo perché abbiamo avuto dei prezzi raddoppiati. E su questo, scusate, ma apro una parentesi, il nostro preziario della Basilicata non ha tenuto proprio conto, ha fatto degli aumenti ridicoli che non reggono nemmeno il contesto delle altre regioni. Quindi è un momento difficile, il governo, senza pensare ad armare, a fare, dovrebbe guardare un pochettino la situazione che si sta creando, perché penso che è sotto gli occhi di tutti e quindi dovrebbe un pochettino avere più attenzione.
Settori della ristorazione e della ricettività in crisi, Confcommercio potenza, no a regole superflue e ingiuste, la burocrazia faccia un passo indietro per salvare l'economia. Se l'emergenza è finita per tutti. Non si capisce con quale motivazione logica e scientifica si sia deciso di imporre ai ristoratori l'onere di controllare il Green Pass per altri 30 giorni, peraltro in una stagione cruciale per le attività del comparto turistico e della ristorazione, quale è l'inizio della primavera con la Pasqua alle porte. Così il presidente Confcommercio Potenza, Fausto De Mare, sul monitoraggio sui settori ricettività e ristorazione. Proprio quest'ultimo il più penalizzato per l'associazione di categoria, per la quale, così si rimarca, anche lo sbilanciamento tra costi e benefici in termini di prevenzione. Dedicare tempo e personale a tale obbligo è un costo inutile, anche dal punto di vista sociale, in un periodo fortemente critico. Inoltre, agli stessi titolari di attività che hanno pagato di tasca propria una serie infinita di spese per garantire la sicurezza dei propri clienti, adesso si chiede anche di pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico per gazebo e diorsa all'aperto. Il comparto, afferma De Mare, chiede di essere lasciato libero di lavorare per contribuire a uscire una volta per tutte da questa crisi apparentemente senza fine. La burocrazia faccia un passo indietro, almeno questa volta. Incertezze anche per il settore turistico. Non tutte le prenotazioni pasquali dal centro nord, infatti, sono state confermate, mentre per il turismo di prossimità, in gran parte pugliese, a Melfi, nell'area del Vulture, a Castelmezzano, Pietrapertosa e in Val d'Agri, la situazione dovrebbe essere migliore per la permanenza media di una notte in albergo e le prenotazioni dei pranzi di Pasqua e del lunedì dell'Angelo. Torna a fare il consigliere regionale della Basilicata Vincenzo Acito dopo una breve parentesi da assessore, ma questa volta l'ex consigliere regionale di Forza Italia sarà consulente di Vito Bardi. A dare notizia della nomina, che dovrebbe essere formalizzata a breve, il Quotidiano del Sud di oggi. Acito, si legge nell'articolo, dovrebbe prendere il posto di Leonardo Cuoco, il cui incarico da consigliere speciale è stato revocato giovedì scorso. I circa 150 frantoi attivi in Basilicata, che lavorano 45.000 tonnellate d'olive l'anno per una produzione di olio pari all'1% di quella nazionale, hanno un'occasione unica per ammodernarsi. Il ministro delle politiche agricole, Patuanelli, ha infatti firmato il decreto attuativo che stanzia 100 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle aziende agricole e alle imprese agroindustriali titolari di frantoi oleari che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva. L'obiettivo è sostituire o ammodernare i frantoi più obsoleti con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a due o tre fasi di ultima generazione. Dobbiamo rafforzare le competitività del sistema alimentare ammodernando le strumentazioni, affinando le tecniche molitorie per ottenere un prodotto sempre più qualitativamente elevato, dichiara il deputato Luciano Cillis, esponente del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera. Una domenica green con la piantumazione degli alberi adottati a Natale scorso a Matera. 50 alberi adottati a Natale scorso dai soci dell'Eli Criso sono stati piantumati nell'area verde del quartiere Serra Rifusa di Matera. L'iniziativa rientra nel progetto di Respiro Mondiale, che si propone di promuovere e attuare l'ecologia integrale sia attraverso azioni impegnative in collaborazione con enti e istituzioni, sia con semplici gesti quotidiani, nella convinzione che un mondo che sa prendersi cura è un mondo migliore. Oggi stiamo facendo un'iniziativa di sensibilizzazione ecologica nata da un progetto internazionale che è lo United World Project, che diciamo, nell'ambito del prendersi cura non solo dell'ambiente ma anche delle persone e della vita politica, cerca di attuare il mondo unito qui sulla terra. Questa iniziativa è legata sia agli aspetti ecologici ma anche ha un significato di pace, perché lo sfruttamento delle risorse ci porta anche a avere anche dei conflitti anche a livello internazionale, e quindi questo piccolo gesto è un piccolo gesto significativo per dare un significato al legame che c'è tra l'ambiente e tutti quelli che sono gli aspetti che ci circondano. Piantare un albero è un gesto semplice tutto sommato, ma che è importante perché può contribuire alla tutela dell'ambiente. Infatti noi riteniamo che proprio a partire dai piccoli gesti quotidiani, silenziosi e invisibili, che ognuno di noi può sentirsi parte attiva e contribuire quindi alla conservazione del pianeta.
Si è conclusa in Basilicata la terza edizione del premio Agata contro il cancro. Terza edizione del premio Agata contro il cancro, organizzata dall'omonima associazione di volontariato oncologico della Basilicata al Cineteatro Rinascente di Marconia nel Materano, assegnati premi e riconoscimenti a personalità che si sono distinte per la lotta contro il cancro. Tra questi quello a Marzia Rondinone, una giovane pisticcese di 19 anni che per l'associazione è una principessa capace di donare ogni giorno lezioni di amore, forza e resilienza. Grande emozione, ci abbiamo lavorato tanto dopo 2 anni di stop forzato dovuto alla pandemia, però avvertivamo la necessità di dire il nostro grazie a chi investe in ricerca, dire il nostro grazie a chi in sala operatoria ti tende una mano, dire il nostro grazie a chi nonostante la malattia dà lezioni di forza e resilienza. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le persone e soprattutto sostenere chi soffre, e in modo particolare siamo vicini a tutti coloro i quali, guarda caso, donano e donano affetto, amore e anche risorse economiche. L'AIRC dal 1965 raccoglie fondi per la ricerca, li destina a 5.000 ricercatori che sono sul campo e che lavorano continuamente, perché il nostro obiettivo è quello di distruggere il cancro. Siamo in una fase anche straordinariamente importante a livello europeo e a livello nazionale. L'Europa ha dato indicazioni importanti sul piano oncologico europeo, deve essere attuato in maniera seria anche in Italia e in questa regione che ha delle belle esperienze sia sul versante della prevenzione con le stagioni, grandi stagioni degli screening oncologici. C'è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centrato proprio sull'oncologia, ci sono molte cose importanti, il Parlamento anche sulla base di una mia iniziativa ha approvato norme molto serie negli ultimi mesi come quella sui test genomici gratuiti per le donne, insomma c'è da fare molto e ci sono anche le condizioni per fare bene. Il Centro Italiano Antiviolenza Atena, nell'ambito delle sue attività promozionali e formative, ha ritenuto opportuno cercare utilmente di contribuire alle riflessioni in merito alle situazioni, purtroppo ancora attuali, di violenza psicologica e fisica, di abuso, di bullismo e di maltrattamenti nei confronti dei minori in ambito familiare e socioscolastico, dedicando al tema un apposito seminario di studio prospettico e di riflessioni partecipate. L'incontro si è tenuto ieri pomeriggio nella sala consiliare della provincia di Matera. Hanno partecipato gli scrittori Emanuela De Rossi e Raffaele Capperi, i cui prodotti letterari servono da stimolo a importanti riflessioni relative proprio al tema trattato. Carlo Levi a Torino, numerose le iniziative, ascoltiamo. Da Torino continua il viaggio di Carlo Levi e l'eredità di Carlo Levi da Torino ad Aliano, proprio qui nella sua città natale. Sono state inaugurate le mostre di Carlo Levi da quella organizzata dalla Fondazione Carlo Levi, dei più grandi fotografi del mondo che hanno fotografato Carlo Levi e la Basilicata, alle foto del set del Cristo si è fermato ad Eboli di Franco Rosi e le strisce di Sergio Staino quando Jesus non si fermò ad Eboli, realizzata per Aliano in occasione di Aliano, capitale europea della cultura per un giorno, e proprio oggi alla presenza del maestro Staino è stata per la prima volta vista anche dall'artista, perché non fu presente ad Aliano. Tante le personalità che sono stati i nostri ospiti qui al mercato centrale di Torino, grazie alla disponibilità del presidente Umberto Montano, ormai partner culturale della nostra piccola comunità, per i tanti eventi che abbiamo fatto negli anni, proprio partendo da Torino con il Carnevale Storico, con Roma e con Firenze. Quindi questo sodalizio continua e continuerà anche qui e nel prossimo mese, con tanti eventi che saranno presentati proprio qui al Mercato Centrale di Torino. Carlo Levi, un grande uomo, nonché pittore, scrittore, politico, che attraverso anche
i suoi libri ha dato la possibilità anche al nostro popolo di far emergere, al nostro territorio, alla nostra bellissima regione, di far emergere le criticità che stavano e che purtroppo continuano ad essere anche molto attuali. Quel pensiero continuano ad esserci, un Sud che fa ancora fatica a crescere e che ha bisogno di valutare le criticità per poterle affrontare e trovare delle soluzioni. La cultura deve essere lo strumento per unire i territori, per unire l'Italia, e noi oggi siamo qui anche a testimonianza di questo importante lavoro che si deve continuare a fare e che deve servire a tutti noi a far crescere, a guardare il futuro e ad aiutare le nuove generazioni. È stata inaugurata ieri sera nella chiesa di Santa Chiara in via Ridola a Matera la mostra d'arte Quaresima Settimana Santa, Pasqua nella tradizione materana, composta da 31 disegni dell'artista materano Toni Montemurro. La mostra è stata organizzata dalla Confraternita I Pastori della Bruna, si potrà visitare fino al 25 aprile con ingresso libero. E adesso andiamo allo sport. È stata una domenica all'insegna dello sport quella di Matera, con il Vivi Città che è tornato dopo 2 anni di stop per il Covid. È ripartito da piazza San Pietro Caveoso il Vivi Città 2022. Per la categoria maschile ha vinto Lamin Cessai, la vincitrice invece è Sara Moretti. 1200 i partecipanti tra agonisti per un percorso di 10 km e coloro che hanno partecipato invece alla passeggiata di 3 km. Dai sassi gli sportivi sono passati in piazza Vittorio Veneto, hanno percorso il centro storico per poi tornare allo start in piazza San Pietro Caveoso. Bene, ora vi lasciamo al messaggio domenicale del Vescovo di Matera Irsina, Monsignor Caiazzo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Santa domenica a tutti, siamo arrivati alla quinta domenica di Quaresima e stiamo ascoltando con sempre più intensità la parola di Dio che ci sta conducendo in questo tempo così difficile che stiamo attraversando e che sta mettendo non poca apprensione nel cuore di tutti noi. Ma proprio in questa domenica abbiamo la possibilità, attraverso il brano del Vangelo che l'Evangelista Giovanni ci presenta e che noi tutti conosciamo, che è quello della donna adultera, di poter fare anche alcune applicazioni concrete guardando al momento che stiamo attraversando, soprattutto a causa della guerra. E c'è una cosa importante che vorrei subito mettere in evidenza. Gesù si reca nel Tempio. E si reca nel Tempio certamente non perché vuole fare il turista o perché vuole andare a vedere le cose belle che ci sono nel Tempio. Si reca nel Tempio perché ha bisogno di fare silenzio, ha bisogno di pregare, ha bisogno di ascoltare la voce del Padre. Perché è solo da questo dialogo con il Padre che vive la sua missione e quindi può mostrare concretamente il volto del Padre. Ed è proprio nel mentre che sta nel Tempio che improvvisamente irrompono gli scribi e i farisei armati di pietre che stringono nelle mani e portando una donna che viene buttata lì ai piedi di Gesù. Questa donna viene chiamata adultera perché è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ed è interessante soprattutto una cosa, che gli scribi e i farisei, nel momento in cui parlano a Gesù di questa donna, non la chiamano per nome. Non ha una sua identità, viene considerata come un oggetto, diremmo oggi. Eh sì, un oggetto. Un oggetto perché è stata usata, il suo corpo è stato usato, probabilmente loro stessi che l'hanno portato hanno fatto uso di quel corpo. Non è un soggetto da prendere seriamente in considerazione, non è un tu col quale dialogare, anzi la donna non ha neanche diritto di parola, non può neanche difendersi. Sta di fatto che Gesù, di fronte all'accusa che danno gli scribi e i farisei,
perché donne come questa devono essere, secondo la legge di Mosè, lapidate, non dà una risposta, ma continua in quel silenzio, che è il silenzio che l'uomo, di cui l'uomo ha bisogno, di cui noi abbiamo bisogno, soprattutto in questo tempo in cui siamo fortemente preoccupati, dicevo prima, ma anche quel silenzio che soprattutto tanti fratelli, tante sorelle stanno desiderando e che non riescono a dormire neanche di notte a causa delle sirene che avvertono per le incursioni aeree e le bombe che arrivano sulle loro case e nelle loro città. Bisogno di silenzio. E il bisogno di silenzio significa bisogno di meditare, di rientrare in se stessi e di capire la propria storia, ma di leggere la storia attorno a noi. Gesù addirittura in questo silenzio costringe anche gli scribi e i farisei, che sono giudici della storia, della vita degli altri, che vogliono il sangue di quella donna che si è versato perché ha sbagliato, e lì in quel tempio allora si vuole consumare qualcosa che è contro Dio stesso, è contro il volere di Dio. E c'è un atteggiamento che a un certo punto Gesù assume, è l'atteggiamento del Dio che si è fatto uomo, che è sceso, che si è spogliato della sua divinità, è l'atteggiamento del Dio che si piega davanti a quella donna. Se la donna è ai piedi di Gesù, Gesù si piega per fare un gesto importante, perché deve scrivere con il suo dito per terra. Ed è allora il momento in cui Gesù, scrivendo, ci rimanda direttamente a quello scrivere di Dio di cui si parla nel libro della Genesi, quando Dio sull'Oreb consegnò le tavole della legge a Mosè, scritte su pietra. Badate bene che nel Tempio non c'è sul pavimento della terra, come noi siamo abituati magari a vedere nei film. Il pavimento è fatto di pietra, levigata come questo pavimento, per cui che cosa scrive col dito Gesù se non ricordare la legge di Dio che è amore, la legge di Dio che è misericordia, la legge di Dio che è perdono. E loro stanno lì a leggere quello che Gesù sta scrivendo. Che cosa realmente Gesù abbia scritto non lo sappiamo, sta di fatto che questa immagine, come dicevo, rimandandoci a quella dell'Oreb, ci ricorda davvero che Dio non vuole opprimere nessuno, che Dio non vuole la morte di nessuno, che Dio vuole la liberazione, che vuole che l'uomo ritrovi se stesso, la sua dignità, la sua pace, la sua libertà. E questo è il motivo per cui allora noi in questa scena capiamo quello che San Paolo dice parlando di Gesù Cristo, affermando Cristo Gesù, pur essendo Dio, si è svuotato completamente e si è fatto come noi, si è svuotato, si è piegato, e quindi ecco in quel momento sta manifestando il grande amore che ha per questa donna. E a un certo punto Gesù alza gli occhi, si rivolge a tutti coloro che stanno lì pronti a consumare questo omicidio e a versare questo sangue, e a dire: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Ma d'altronde loro hanno portato la donna non perché volevano che Gesù si esprimesse sulla donna, perché già l'avevano condannato, secondo la legge doveva essere lapidata, l'hanno portata lì di proposito perché volevano metterlo alla prova. Se Gesù avesse detto: ecco, allora la legge dice questo, quindi deve essere lapidata, si sarebbe messo contro Roma. Se Gesù avesse detto esattamente il contrario, allora avrebbero detto: ecco, ti metti contro la legge. E Gesù non dice né una cosa né l'altra, ma chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E la scena, a questo punto, vediamo che improvvisamente, nel silenzio, fa sentire
solo le pietre che cadono dalle mani e nel silenzio se ne vanno. E come dire, Gesù disarma quel popolo che è arrivato lì, disarma e chiede che le armi che abbiamo in mano possano essere messe da parte, perché con le armi che uccidono non si risolvono i problemi, che la pace nel mondo non si ottiene tirando pietra all'altro, additando l'altro, buttando bombe o con i carri armati o entrando nelle città e rubando la libertà e la dignità delle persone. Non è questa la strada, non è questa la logica. Gesù invita al disarmo attraverso la legge del perdono e della misericordia. Rimangono a questo punto solo Gesù e la donna. È bellissima questa scena, perché a un certo punto Gesù sicuramente la fissa negli occhi, la ama, come c'è scritto in altri brani del Vangelo, e le dice: donna, nessuno ti condanna? E lei risponde: nessuno, Signore. Va, nemmeno io ti condanno, ma va, d'ora in poi non peccare più. È bellissima questa scena, per quale motivo? Perché per la prima volta quella donna si è sentita amata, si è sentita soggetto e non oggetto, per la prima volta è entrata in dialogo dove c'è stato l'io di Gesù che è entrato in dialogo con lei, con il tu e un noi che ha mostrato la circolarità dell'amore e il cambiamento che può avvenire soprattutto in questi termini nella vita di una persona. Io non so, e nessuno di noi può saperlo, che cosa avrà fatto dopo la donna, se è cambiata, non è cambiata, se è ritornata alla vita di prima, se effettivamente tutto è diventato nuovo. Sta di fatto che da quel momento a quella donna, da parte di Gesù, è stata data la possibilità, come abbiamo sentito anche da parte di San Paolo, che le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Ed è in questa novità che siamo chiamati tutti quanti allora a entrare, la novità di un mondo che ha bisogno di ritrovare se stesso, la novità di un mondo che ha bisogno di guardare avanti fiduciosi in un modo nuovo e non con la logica degli interessi, del profitto e non con la logica della guerra e non con la logica di versare sangue innocente sulla terra, la logica dell'amore, la logica del perdono, la logica della misericordia. Questa è la logica di Dio. Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Beh, questo è l'augurio allora che ci scambiamo in questa quinta domenica di Quaresima. Ormai siamo vicini la settimana prossima alla Settimana Santa con la Domenica delle Palme, che possiamo essere tutti quanti portatori di questi valori e possiamo alzare alta la bandiera della pace, della misericordia, del perdono, della fraternità, la bandiera che possa sventolare su tutti i territori, in tutte le nazioni, la bandiera che ci rende liberi e che viene da Dio. Santa Domenica a tutti.